San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Sarà una gara davvero tutta da seguire, Lele. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Del Milan. Andiamo per la porta. Difesa composta da Tomori con Simon Kjær e Giroud, unico riferimento davanti. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scenderanno in campo gli ospiti. Si schierano in campo con un 4-2-4 iperoffensivo, modulo solitamente utilizzato a gara in corso, magari quando c'è da recuperare uno svantaggio. Sì, infatti anch'io penso che sia più 4-4-2 mascherato. Non credo che il tecnico voglia lasciare così scoperto il centrocampo, almeno in partenza. Krunic. Chukwueze. Rafael Leão. Interessante per scavalcare la difesa. Tiene palla in attesa che si creino gli spazi. Brutto cliente Giroud per la difesa avversaria, uno che sa sfruttare bene il fisico, soprattutto nel gioco aereo. È un bomber di razza, un finalizzatore implacabile. Quando c'è da buttarla dentro, lui risponde sempre presente. Non puoi mai perderlo di vista, Pier. Offside di un soffio, bravo qui l'assistente. Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Dybala. Grande contrasto qui. Krunic. Chukwueze. Occhio che guadagna metri. L'arbitro dice che il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Dybala. Di nuovo Lukaku. Varagna metri. Lukaku. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata, Pier. Ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Sfruttano questo possesso.
ecco Lukaku. Provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. Qui intanto rivediamo il tentativo precedente. Va direttamente in area. Chukwueze. Palla per Giroud. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Si fanno vedere i compagni. Sbaglia la misura del passaggio. Pallone che termina in out. Tomori. Chukwueze. Florenzi. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Tocco per Pulisic. Giroud 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Questo cross passo a raso terra ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. C'è il cambio dunque. Con il numero 92 Stefan El Shaarawy. Entra con il numero 37 Leonardo Spinazzola. Krunic. Ferma tutto e riconquista il pallone. Spinazzola. Capisce tutto e recupera il pallone. Cristante. Paredes. Nilsson Christensen. Brian Cristante. Attenzione a Dybala. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Intervento decisivo qui. Chukwueze. Ha letto bene questa situazione da cross. Leandro Paredes. Prova un pallone lungo.
si affidano a una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Può far male da lì, deviazione sopra la traversa. Sostituzione per il Milan, fuori con il numero 9 Olivier Giroud. La mette in mezzo Dybala, trasbloccato senza problemi dal portiere. Florenzi, attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Hernandez, ottima la verticalizzazione. E c'è la rete e salgono a più due, raddoppiano. Replay del gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio a scavalcare la difesa. Ha poi calciato forte dalla media distanza, il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Karsdorp, occhio a Lukaku, suggerimento sbagliato, il nuovo possesso per la squadra avversaria. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Krunic, muovono bene il pallone qui, manovra che non trova sbocchi. Leandro Paredes, il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Rientra Paredes, pallone importante per provare a riaprire la gara, e la mette, si portano un solo gol di distanza, vedremo se avranno tempo sufficiente per provare a farne un altro. Ecco il replay, provano a riaprirla nel recupero grazie a questa rete, sono ancora sotto di uno, vedremo se ci sarà il tempo per tentare un ultimo salto a caccia del pari, eh? Fischia l'arbitro, gara che finisce col successo della squadra di casa, 3 punti importanti. 3 punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa, missione compiuta. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Con che sorriso sta uscendo dal campo, Pier? E ha ragione, eh? Oggi può tornare a casa con in tasca un gol e la vittoria.